il malessere sociale e la fragilità del tessuto socio-economico della città è un fattore di preoccupazione. È una città che è un'area metropolitana che non si può permettere una crisi troppo prolungata e quindi deve avere una particolare attenzione da parte delle istituzioni e dello Stato anche per tante fasce di popolazione che vivono di un'economia quotidiana o precaria. E naturalmente sono convinto che questo impegno da parte delle istituzioni consenta alla città di sopportare i danni di questa crisi. Rispetto allo scenario sanitario della tenuta dei nostri ospedali, che cosa avete rappresentato al governo? Noi, diciamo, ci siamo occupati come prefettura, che siamo l'ufficio territoriale del governo, dei livelli essenziali di alcune prestazioni che riguardano i diritti sociali. Nel 118 le ambulanze, i supporti di ossigeno, tutti questi servizi che sono, diciamo, essenziali. Li abbiamo voluti monitorare ascoltando in primo luogo i rappresentanti delle ASL della Regione e ascoltando anche i rappresentanti delle forze dell'ordine che ricevono segnalazioni, richieste d'aiuto attraverso i numeri di emergenza. Il nostro compito è quello di raccogliere queste situazioni per rappresentarle al governo e questo ho fatto in modo che anche a livello di amministrazione centrale si possa eventualmente intervenire su un aspetto ovviamente che è di fondamentale importanza perché se un cittadino chiede aiuto per essere soccorso non ci possiamo permettere che non sia aiutato.